Tant'è vero che si può trovare sulla diciamo, non e non fa parte di quelle intercettazioni che erano state in qualche modo buttate, ma fa parte di quelle intercettazioni che sono nelle informative dei carabinieri. Quelle buttate non c'è nessun accesso, sono circa 100.000 e sono state segretate. Ah, bene, anzi, quindi... prima era stato deciso di distruggerle, poi non sono più state distrutte ma sono state segretate. Quindi questa intercettazione che sentiremo adesso è un'intercettazione che è stata vagliata dai carabinieri e è stata riportata sull'informativa del novembre 2005 a pagina 414. Ammazza che precisione. Ecco, e si può trovare sul sito juventinovero.com. Come si dice con questo termine un po' brutto, neologismo, graficata, cioè dal sito vedrete anche, con questo, ecco. Tra parentesi c'è una precisazione che ci fanno in molti, la data precisa è 4 aprile 2005, quindi ho sbagliato io ma ha sbagliato anche Antonello. Scusate, sì. Non è grave, insomma sono quegli anni. Media ce ci abbiamo preso. Allora, no, comunque è prima dello scoppio di Calciopoli, molto sì, prima. Sì, senza dubbio, è ovvio, perché è tutta la tesi, è io come sono errore più evidente, Calciopoli del 2006, la tesi che prima di Calciopoli ci fosse qualcuno che indirizzava le indagini. Prego tutti in studio e voi a casa di fare molta attenzione, la grafica è di Juventino Vero, juventinovero.com, l'abbiamo presa pari pari, l'audio è perfetto. Sentirete la voce di Baldini e di Mazzini, vi ricordo l'epoca, vicepresidente della Federcalcio, il braccio destro di Carraro. Sentiamo. Ascolta, io ti dico una cosa, Innocenzo, forse se ti comporti bene, quando farò il ribaltone, tanto lo farò perché io vivo per quello, fare il ribaltone, buttare tutti di sotto alla poltrona, io ti salverò, forse. Senti, Innocenzo, io devo fare un discorso serio con te, ma molto molto serio. Sarebbe l'ora. No, sarebbe l'ora, è il primo discorso serio che ti faccio. Allora, io sempre faccio. Ti sei ricordato di dire a Moggi che Castagnino ha litigato con me da bambino e ancora non ci si parla più? Sì. Te lo sei ricordato e diglielo o no? Ma non lo so mica, ti ha litigato con Castagnini? No, coglione, non ho mai fatto. Però, se te le porti gli appuntamenti dove c'ha a mano Moggi, tu la prima cosa che gli devi dire, ecco, ti porto Castagnini perché lui da piccino ha litigato con Baldini e ancora non si parla. Gli appuntamenti con Moggi. Io chiamo Luciano Moggi. E gli dico, guarda Luciano, che avrai piacere che se per caso succede qualcosa ad Arezzo, ricordati che c'è una persona che mi starebbe a cuore che si chiama Castagnini. Perfetto, a parte questo, dicevo, il fatto sì. Però la cosa che in più che puoi fare è il significargli, il certificargli a Luciano Moggi che Castagnini con me ci ha litigato fin da piccino, perché se no, se lui ha soltanto un dubbio che Castagnini possa essere mio amico, evidentemente gli tagliamo le gambe. Li voglio molto bene a Castagnini. Tu mi hai fatto chiamare persino Veltroni, tu mi hai fatto chiamare a te, allora, perché tu mi dicesti che forse era la persona giusta. Lui nel giro di Veltroni, lui è. Conosci bene? No. Insomma, tra un anno e mezzo, però, quando cambieranno un po' di cose, penso. Senti, amore. Ma io mi sono sempre guardato bene di fare il tuo nome. Ho parlato di Carraro, Gagliani, Girato, non ti ho mai nominato. Ho avuto persino il timore che tu fossi un po' geloso qualche volta. Ma non scherzi. Che non ti nominavo. Sono geloso del tuo charme. Allora, adesso la parte iniziale è quella più interessante. Finisce... questa intercettazione finisce con Baldini che dice ho parlato, sparato a zero su Carraro e Gagliani, a tetto sempre risparmiato, tra un anno e mezzo dice Carraro, Gagliani e Giraudo Giraudo, ecco Giraudo non ho sentito, tra un anno e mezzo dice lo stesso Mazzini, che poi verrà travolto da questo scandalo, quando ci sarà il ribaltone io ci sarò ancora. Allora la tesi è, poi vi dico anche l'antitesi ovviamente e lascio che siate voi a parlare, magari poi vi faccio risentire con calma solo la parte iniziale. La tesi è, com'è possibile che nel 2005... 4. No, questa tesi è del 2005, non contribuiamo a fare... è dell'aprile 2005. Com'è possibile che nell'aprile del 2005 ci siano il vicepresidente della Federcalcio che dice tra un anno e mezzo ci sarà il grande ribaltone, e effettivamente poi è avvenuto dopo un anno e mezzo, e com'è possibile... che Baldini sapesse anche lui ad aprile del 2005
che ci sarebbe stato il crollo di tutto e addirittura dicendo io però ti salverò. Evidentemente sono al corrente dell'inchiesta, sanno come va l'inchiesta e parlano anche di come poterla indirizzare. Questa è la tesi. L'antitesi è, non è vero, loro non sanno niente, in realtà sanno solo che Giraudo e Moggi avranno il contratto in scadenza, nel giro di un anno e mezzo verranno fatti fuori ed ecco perché si parla di grande ribaltone. Certamente però Baldini, che si è autocertificato come il grande accusatore, il moralista del calcio italiano, dice a Mazzini, oltre a chiedergli il favore di raccomandare Castagnini, che guarda caso oggi è alla Juventus, è al ruolo di responsabile degli osservatori. Baldini chiede un favore, chiede una raccomandazione per questo Castagnini, dice mi raccomando, dice Mazzini, che non si sappia che è un amico mio se non Moggi lo stronca. Allora questa è la prova di un grande complotto, ma o è la prova di nulla? La domanda, scusa, è questa. Non era voi, in quel periodo lì che l'Apo diceva, o John, adesso non ricordo, ci vuole Smile? Più o meno sì. Allora ribaltone che Moggi e Giraudo vanno via. Lo disse nell'ottobre del 2005. Allora ribaltone che l'Apo e il Cam vogliono entrare nella Juve. Allora Moggi, partiamo Giraudo, da Angelini, da Roma. Antonelli. Ma allora che cosa c'entrerebbero nel ribaltone Galliani e Carraro, vorrei capire? E seconda cosa che voglio dire, è ancora più grave, è che se vi andate a leggere la pagina 414 che ho nominato prima dell'informativa dei carabinieri del novembre 2005, in cui viene riportata questa intercettazione, ma di questa intercettazione viene riportata soltanto la parte in cui lui dice che vuole raccomandare Castagnini. Quando parla di ribaltone non viene proprio segnalato. Quindi nell'informativa dei carabinieri viene omessa una parte della telefonata. Viene omessa una parte che è la parte più sostanziale, che è la parte più importante, perché non è importante il fatto che uno raccomandi Castagnini e racconti la balla a Moggi che avevano litigato da bambini o da piccini, come dice lui. La parte importante è quella che lui preannuncia in ribaltone. Fabio, allora stranamente, stranamente. Certo che La parte in cui si parla di ribaltone, in cui dice io ti salverò però dal ribaltone, non se ne parla, e questa è la cosa più grave, anche perché poi al processo GEA Baldini e Auricchio, maggiore all'epoca, oggi credo colonnello, si sono contraddetti, cioè Baldini ha sostenuto che si erano visti tre o quattro volte, mentre invece Auricchio ha sostenuto che non si conoscevano. Quindi c'è qualcosa che non quadra secondo te. Melli, cosa volevi dire? Poi qui dallo studio di Milano. No, io volevo dire che, voglio dire, a me sembra una cosa seria questa, una cosa molto molto importante sulla quale riflettere, perché per ribaltone non si può intendere che Moggi e Giraudo vengono cacciati dalla Juventus. Tra l'altro, voglio dire, perché un uomo che ha in mano tutto all'epoca come Moggi, pure se lo manda via la Juventus, continua a comandare il calcio italiano come faceva e come ha fatto sempre. Quindi credo che per ribaltone si intenda una cosa molto grave come quella che è successa. Adesso non so se è precisamente quella, Fabio, ma scusa, certamente si intende una cosa... Che motivo avrebbe di dire io ti salvo? Se veramente il ribaltone era quello interno alla Juventus, cosa c'entra Mazzini? Cosa c'entra Galliani, Carraro? L'anno prossimo dice Verbi e ti salverò, non ti sfotterò. Ma Mazzini non è stato salvato. Baldini si è salvato, Mazzini no. Però, ma è una canzonatura, è grandissima. Cioè, non è riuscito a tirarlo un attimo fuori, Giulio Mola, Giulio Mola, poi torniamo a Roma. Baldini che fa tanto quello dell'onesto. Non ce lo dimentichiamo che è quello che ha fabbricato il passaporto di Recoba per cui l'Inter sarebbe dovuto andare in Serie B. Vabbè, con questo 52 punti. Questo è vero. Quello si poteva sapere. Dobbiamo riflettere. Sì. È perché chi sbobina questi e trascrive queste intercettazioni non si pone minimamente il dubbio di trascrivere il pezzo in cui certo, parla di ribaltone in cui parla di altre cose. Perché lavoro, no, perché non nel dubbio devi trascrivere tutto e così si fa il lavoro, non trascrivendo soltanto quello che ti fa comodo. Vai tu. Ha una certa teoria. Che è stata realizzata dal settimanale L'Espresso, che pur di vendere qualche copia in più
ha pubblicato tutti i faldoni di queste intercettazioni, addirittura dimenticandosi di togliere i numeri di telefono, dei cellulari di Lippi, pur di arrivare in fretta e vendere qualche migliaio di copie in più, è stato uno degli episodi più squallidi del giornalismo in Italia, che ci portiamo dietro sì come una macchia nera. Quello era il libro nero, ma quello è stato una macchia nera. Dispiace perché poi l'Espresso è un grande settimanale, ha tutto il rispetto i giornalisti dell'Espresso, ma quella decisione scellerata, pur di vendere, di arrivare prima degli altri, mandare in edicola, ecco tutte le intercettazioni, fu veramente qualcosa. E in questo l'Espresso si è distinto negativamente, ma devo dire che tutti noi come categoria ci siamo lasciati andare poi a una voglia di spiare dal buco della serratura, coinvolgendo poi anche persone che nulla c'entravano e rovinando anche delle famiglie.